Carissimi amici di Lai Channel Italia, buongiorno e buon inizio di settimana. Oggi, 20 settembre, ci viene proposta la lettura di un versetto a me davvero molto caro, che si trova in Matteo, al capitolo 18, il versetto 3. Qui è Gesù che parla. In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Questa è la risposta di Gesù ad una domanda che gli fu posta dai discepoli al versetto 1. Leggiamola insieme anche per contestualizzare il tutto. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? I discepoli, come d'altronde noi, si preoccupavano chi era il più grande, il più importante. L'essere umano, si sa, ha sempre mania di grandezza. E Gesù prende ad esempio un bambino che nella società di quel tempo non era tenuto molto in considerazione ed esorta prima di tutto a convertirsi. Questo invito, messo al primo posto, mi fa pensare che quei discepoli non erano affatto convertiti, vista anche la domanda che gli avevano posta. E poi Gesù li invita, i discepoli, ma anche tutti noi, a diventare come piccoli fanciulli. I bimbi, per loro natura, sono spontanei e diretti. Per farvi capire cosa intendo e probabilmente anche cosa intendeva Gesù, vi racconto un piccolo fatto accaduto circa 2 anni fa. Mio marito e mio figlio più grande erano già usciti di casa e io ero a casa con il mio figlio più piccolo, che all'epoca aveva 5 anni, e proprio quel giorno entrava più tardi all'asilo. E quindi abbiamo fatto colazione da soli. Una volta a tavola mi guarda dritto negli occhi e mi chiede: mamma, in quanti siamo a tavola? E io prontamente rispondo: 2, tu ed io. Mi guarda nuovamente perplesso e mi dice: no, noi siamo in 3, perché c'è anche Gesù. Il mio cuore in quel momento si è riempito di gioia per queste parole, ma vi devo dire la verità, allo stesso tempo mi sono sentita estremamente misera per la mia limitatezza spirituale di fronte ad un bambino di 5 anni che mi aveva fatto questo ragionamento. La mia preghiera per me e per tutti noi è che possiamo vivere davvero una vera conversione e diventare come piccoli fanciulli per ereditare presto il regno dei cieli. Amen.